Per chi ama il teatro, un momento particolarmente importante con un'autrice, regista e attrice importante che ha vinto un sacco di premi, questo lo possiamo anche dire, che però è rimasta sempre all'interno del teatro senza... non gli piacciono a Emma e i clamori, vero? No, non mi piacciono. Mi piace stare... Mi piace studiare, fare la mia ricerca, stare nella mia tana con la mia compagnia, però mi piace anche fare festa, quindi insomma stasera per me è una festa qui. Una cosa importante, siamo agli inizi degli anni 90, c'è una compagnia, tu fondi una compagnia importante anche dopo nel tuo futuro. Sì, assolutamente. Esattamente, sono alla fine degli anni 90, nel 99, sì. È una compagnia che tuttora continua ad essere viva, continua ad essere operativa e che chiaramente si è in qualche modo da dentro anche rigenerata, sono entrate altre persone, sono uscite, chiaramente insomma sono passati ormai 15 anni, ma questo percorso continua ad essere vivo. Se io parlo di tragedie greche, tra le quali... Medea, dove addirittura si narra che gli attori dell'epoca addirittura indossassero delle maschere per rendere la cosa più particolare. La tua Medea, che tipo di Medea è? Beh, è abbastanza, prende parte appunto da questa antica tragedia dove intanto le donne erano interpretate da uomini, infatti le mie donne di Corinto sono uomini. E poi c'è una rilettura chiaramente più contemporanea in cui Medea è una donna che può essere anche una donna di oggi, cioè una donna che ha gravida, che aspetta un figlio e in questo momento particolare e fragile della sua vita viene abbandonata dal marito, per cui lei scatena una sorta di ribellione a questo abbandono e quindi compie un atto terribile.